E bentornati in questo terzo post partita, siamo in compagnia di Paradox. Ciao Paradox, bentornato all'intervista, come stai? Ciao, grazie, tutto bene, finalmente. Pensavo avessero abolito le interviste, ma invece semplicemente non vincevamo mai. Va bene. No, no, in realtà siamo sempre stati qui, vi stavamo aspettando con tanto affetto, anche se Deidara ha detto che non è più amico degli Sport Empire, ma poi regoleremo i conti dopo. In realtà siamo sempre stati qui, ora scherzi a parte, è bello riaverti in intervista, è bello vedervi vincitori. Direi subito di toglierci la domanda, il dente dolorante, la domanda brutta, così poi passiamo alle domande belle. Che cosa è successo in queste prime settimane che non vi ha permesso di performare come avreste voluto? Allora, onestamente è quello che ci crediamo un po' tutti, perché non sappiamo benissimo quale fosse il problema. Magari erano tanti errori micromeccanici, alcune volte le console, alcune volte macro. Non ti so dire benissimo, non ti posso dare benissimo una spiegazione, onestamente. Però non lo so, magari il team non girava molto bene, magari dobbiamo carburare ancora un po', diciamo. Anche se siamo un po' tardi, però Avete dai. bisogno del vostro tempo, c'è ancora tempo, potete ancora recuperare, quindi direi che dita incrociate e forza tutta perché ce lo Sì, potete ancora speriamo, vai. fare. Adesso una domanda un po' personale nei tuoi confronti, devo assolutamente fartela. Volevo proprio avere te in intervista perché ci tenevo a fartela. Parliamo dei tuoi video, dei tuoi banger video. Ormai sono un must, ci hai abituato ai tuoi video dallo split scorso. Non importa l'esito della partita, tutti ormai aspettiamo questi video. Pensi che questo ti abbia, cioè, che questa produzione di questi video, questo content, ti abbia anche aiutato a farti amare così tanto dalla community? Allora, volendo sì, tanto io sono sempre stato un ragazzo scherzoso, anche si vede, si capisce, dico, anche se bello, anche se fossi nato 0-14, fortunatamente mi sono scampata, counter, tieniti il tuo record, stai tranquillo, anche tu Plati, tranquilli mi raccomando. Ok, ho perso quello che stavo dicendo, vabbè, comunque sì, sono molto scherzoso, diciamo, mi diverte, ecco, se, anche se fossi nato 0-14 avrei comunque continuato a fare, non mi interessa, ecco. Nel mio modo di essere, roba. Beh, è un piacere comunque vederli, è sempre divertente, quindi noi siamo comunque contenti, quindi finché li produrrai e li continuerai a postare, noi saremo felici. Ultima domanda invece voglio chiederti della canzone che avete rilasciato, perché anche quella è stata un content che non ci aspettavamo e che devo dire anche a livello di sound, di musica, ci ha comunque stupiti molto. Da dove è nata l'idea di fare una canzone per questo split? Allora, King, il nostro coach, sin dall'inizio aveva in mente questa cosa, perché non mi ricordo dove l'ha vista, in qualche film, non italiano, ha detto proviamo a farla, facciamo noi un rap inizialmente, io ho detto quale rap dobbiamo fare, poi veramente. Poi è uscita appunto quest'idea che devo dire è stata realizzata veramente in modo appunto serio e la canzone è un vero banger, se non l'avete ascoltata, del 0-14 in ranked o nello split. Sì, è stato un vero banger, onestamente. Sì, devo dire che comunque è piaciuta, devo dire, abbastanza a gran parte della community, cioè ho visto veramente grande supporto da parte di tutti, non ce l'aspettavamo, è stato un bel contenuto, quindi complimenti, ma soprattutto complimenti per questa partita, Grazie. Un'ultima cosa, se ripeto, posso. prego. Volevo ricollegarmi prima a Giovanna che ha detto che il mio nome su Discord 10-4 era un Sì? po' falso. Va bene, dai, stavo scherzando. 9-5, mi raccomando, ragazzi, 9-5, i capelli 0. Quindi crediamoci, mi raccomando, l'ho detto. L'hai detto, eh? L'hai Dai, detto? abbiamo detto Clippate, playoff, segnatelo. capelli a 0, Ok, subito. va bene, Quindi mi ma raccomando. accettiamo questa sfida. Va bene, ce lo Sì, dai. segniamo. Grazie mille, Paradox, per questa intervista e ti faccio Grazie a un voi. mega, mega, mega in bocca al lupo per la prossima settimana e per le prossime settimane. Ciao, ciao. Ciao. Voi avete sentito, segnatevelo perché 9-5 Paradox si Wow, che taglia i audacia, capelli. Paradox, Ma 9-5, ti tagli i capelli. ragazzi, Io me mi ne faccio le vado. mesh bionde se i Samsung vincono lo split. Ma io non le faccio più, io sciopero, non faccio più.
queste interviste, se devo avere un analyst desk così da Paradox che è super tagliente nei suoi video, ma potevamo aspettarci qualcosa di un pochino più frizzante. Quello tu hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo a stuzzicarlo, a ottenere questa sua bet, però da uno che dissa e fa i suoi bei video pre-game che ci gasano e ci fanno tifare un po' per gli sport tempari, ci aspettavamo anche un pochino più d'audacia. Però va bene, comunque parlando del game, siamo stati molto scontenti della draft di GG Esport. Non ci piacevano in realtà un bel po' delle soluzioni intraprese in draft. Quello è solo uno dei problemi che abbiamo riscontrato, però assolutamente vero. Quando abbiamo visto quel Draven, io ho sognato. Allora, innanzitutto vorrei davvero avere una tavola rotonda con tutti i coach del PG Nuts e chiedere che cosa gli ha fatto Poppy di male a questi coach, perché se i primi due pick sono, non sto usando un eufemismo, i primi due pick sono Wukong, Kalista, io a Poppy ci penso. Arresto i movimenti di Kalista, arresto l'all-in di Wukong e sono tranquillissimo. Poppy la potevo, se non volevo proprio bloccarla in R1, R2, dopo il solo Wukong, e ci sta benissimo, in R3 era diventava must con il reveal di Kalista B2. C'era la chance di flexarla a support top, tra l'altro, insieme, in contemporanea, che è una bomba, è ottima anche come support da setup gank per quelli sin molto mobile che hai già selezionato in R2. Non lo so cosa abbia fatto sta Poppy ai coach, comunque sia, niente Poppy, va bene, ma non Morgana, per carità, non Morgana, che lavora male in sinergia con Draven. Draven vuole un support da ingaggio, vuole un campione con magari un po' di wave clear e un po' di poke al più, se non vuoi il support da ingaggio, vuoi un altro campione che tenga sotto torre gli avversari, una Lux, non Morgana, assolutamente non Morgana. E per il resto ci stava l'idea dell'asse da scaling Corki Ornn, supportato da invece un trittico un pochino più veloce a entrare in partita come Lee Sin, Draven, Morgana. Sulla carta mi piace, però ecco, quella botlane ha un pochino dimostrato i propri limiti. Victor non ha veramente snobollato pur avendo vinto lane, e alla fine gli Sport Empire sono potuti rifugiare in questa bella comp da teamfight con Kalista, con Wukong, col GP e Orianna che hanno scalato, e hanno vinto facile il lane. Ragazzi, è incredibile, qualcuno mi sta controllando il computer, it's crazy. Comunque, vorrei davvero i capire poteri forti. I poteri forti. I poteri forti. Il computer, sicuramente, Deido, facciamo riparare. Ho flammato Paradox, ragazzi, e mi ha fatto la magia. Comunque, voglio capire che cosa succede nella testa di questi GGE. State giocando il Corki Ornn, era un'ottima trovata, sono due pick da scaling, Corki a Trencia. Corki va benissimo, avete già visto che funziona. Perché giocare un jungler come Lee Sin e un botlaner come Draven, accostati poi da Morgana, senza priorità mid? Siete un team da bassa classifica al momento, i risultati parlano. Giocare early game è complicatissimo. Non giocate early game, avete dato Ezreal alla Sedi, avete visto che cosa vi ha combinato, uno screening e di carry. Avete davvero paura che dovete matchare quell'early game di Kalista Leona, di un team che era attualmente 0-5? No, trilli, giocate poi scaling, outrangeate. Se la botlane fosse stata support qualsiasi che non sia out of meta da 8 anni, più AD carry scaling, possibilmente qualcosa che outrange Kalista, la partita sarebbe stata completamente diversa. Per non parlare poi degli Sin, è un champion che nemmeno chi lo gioca consistentemente lo sta piccando al momento. Ci sono junglers molto più easy, molto più forti. Dio mio, fratellino, stai giocando Lee Sin al posto di Udyr, ci sono tutti i champion. Vero. Un vero. Click. Anche quello è un po' un peccato. Tutto molto scordinato, tutto molto off di nuovo. Però, ragazzi, il trick era io che votavo contro eSport Empire. Glieli porto in pista, ragazzi. Same. Funziona. Same. E chiudiamo questo arco eSport Empire contro GG eSport, perché vi ho lasciato la parola, ma volevo annunciare l'MVP. Quindi l'MVP della ormai scorsa partita è stato LeBron. Direi meritato, ma adesso invece lanciamoci nell'ultima partita di oggi, ovvero Axolot contro Samsung Morningstars. Parole Caster. Eccoci qua, signore e signori, l'ultima partita di questa giornata, Axolot contro Samsung Morningstars. Anche questa è una partita molto importante per i destini del promotion barra relegation, e una partita che ci chiuderà questa settimana, semplicemente. Una partita che ai miei occhi risulta molto interessante per un semplice motivo: è la partita tra i team che nessuno si sarebbe aspettato essere così bravi. Sì.
È una partita tra due team che sono riusciti a costruire come unità più di quanto le cinque individualità facessero combinate tra di loro. Sì. Sono 5-1 che messi insieme fanno 6, fanno 7. E devo ammettere che le tempistiche mi sorprendono, perché Axolotl, Samsung, 2-3-3-2, gli Axolotl stanno lottando per il pareggio, i Samsung stanno lottando per il distacco. Tra l'altro Samsung, in caso dovessero riuscire a trovare la vittoria, per loro sarebbe molto comoda quella zona classifica, ma il punto qual è? Effettivamente, immaginare che un team inizia a rilento e che poi riesce ad andare in avanti nella seconda metà del campionato portando a casa vittorie importanti, come sono stati soliti fare in passato GGE, per dirne una, sì, anche Cyberground in alcune delle loro versioni più chema possibili, però effettivamente il fatto che Axolotl e Samsung siano più dell'insieme delle loro unità già nella settimana, nelle settimane di andata, è un segnale di enorme salute per queste squadre e per i coaching staff. Comunque, devo ammettere che tra Trap e Raids abbiamo visto delle draft molto interessanti, sì, così come delle draft discutibili, quindi vediamo da che lato della medaglia cadiamo oggi. Assolutamente sì, per quanto riguarda gli Axolotl abbiamo i band di Volibear e Lilia. Lilia, ricordiamo, anche un flex importante per gli SMS, visto che Conse gioca Lilia top lane, oltre che essere un pick di Noodle molto forte. Dall'altra parte via il Draven di Fatichan, via il Rengar di Yanatis. Chiudono gli Axolotl con Karma, vediamo se si andrà sul meta oppure sul comfort ulteriore per gli SMS. Più che altro Rengar è stato nerfato, quindi mi chiedo dove volessero andare a piazzare però i loro possono timori. Fare quelle combo molto interessanti gli Axolotl, quindi posso capirle. La double enchanter bot side, sì, che secondo me è ancora molto valida anche in 12.11 in maniera totalmente indipendente da Rengar, anche da Draven effettivamente, cioè è come forte indipendentemente da Draven. Se c'è o non c'è, è vero. Detto questo, però, Senna andrebbe ad abilitare una di quelle corsie in caso vogliano andare a giocare la combinazione di Senna-Seraphine, che non è detto neanche debba essere l'unica double enchanter bot side. Sono venuto recentemente a conoscenza, a discapito della convenzione di Ginevra, di un particolare crimine contro l'umanità chiamato Senna Sona. E ecco, parlando di Sona, perché si parlava prima anche all'analyst desk di campioni non esplorati per quanto molto forti in questa patch, Sona a mio parere è uno di quelli. E Senna Sona è una lane tanto molesta, ma proprio tanto molesta. Mamma mia. Immagina di dover fare un compito di matematica su un argomento che non hai studiato mentre qualcuno continua a picchiettarti la testa con un bastoncino che fa anche rumore. E fa rumori fastidiosi tipo bling, mamma mia, bling, così costantemente. Detto questo, però, dall'altro lato arriva Ezreal per tenere sotto scacco eventuali Tahm Kench lane sulla corsia inferiore. E arriva Gwen, sempre verde, nelle mani di Scar, un ottimo sempre verde. Scar si è dimostrato in grado di pilotare il campione anche come blind lane molto bene e di arrivare a scalare bene anche quando messo in difficoltà in fase di corsia. Viene confermata Senna Seraphine. Alla fine si torna per gli Axolotl un classico verso il doppio enchanter più hyper carry in topside. Niente di davvero fuori dagli schemi, anzi onestamente un trittico estremamente solido da parte degli Axolotl. Assolutamente sì, gli Axolotl che comunque sono sempre sul loro creativo, tra virgolette non hanno cose particolarissime al momento, ma funzionali. Dall'altra parte arriva proprio Gangplank per Conze, anche qui un pick che va molto a rispecchiare l'identità di Conze come giocatore, weak side player in assoluto. Al momento non hanno una lane su cui giocare, davvero questi SMS, mi aspetto un bel pick per Coinge. Hanno dei pick forti contro i pick avversari, sì, perché comunque vai a prendere Ezreal quando è stata già rivelata Senna per cercare di tenere sotto scacco la Senna lane e cerchi di counterpiccare il supporto vabbè, hai capito, l'altro insieme a Senna. Hai Wukong, che neutralmente parlando è una delle migliori risposte in power trade in R1, e hai preso Gangplank contro Gwen, quindi più che avere per adesso un piano di battaglia uniforme attorno al quale draftare, hai semplicemente costruito tre pick red side estremamente reattivi alla draft blue side. E la seconda rotazione con i ban che vanno comunque a coprire la possibilità di flexare Gwen, che tra l'altro effettivamente Yaunatis ci ha pilotato una Gwen molto interessante che è valsa il primo MVP a quel giocatore con una performance fuori di testa che ha messo KO Imachko. Però sì, ecco, ancora si può giocare di tutto.
Yumi è l'ultimo ban per quanto riguarda gli Axolotl, anche questo molto leggibile, molto funzionante, sia con Ezreal che con Wukong, che sappiamo bene quanto può dar fastidio la gattina sulle loro spalle. Vediamo se arriverà il supporto. A questo punto per Chipsy, anche una Karma. No, Karma è bannata, quindi Karma. Infatti il punto è che che è diverso. Oddio. Ero più, cioè, sì, è un Enchanter, pensavo, giusto, è un Enchanter. Nami con Ezreal, con Wukong lo posso capire, in avanti. Per la lane un po' particolare. Allora, non funziona male. Però una bella Soraka. Vero. Avrebbe fillato il ruolo di healing Russ Enchanter per la duo lane dominante. Forse un pochettino meglio, ma in realtà è una questione molto dipendente dai gusti personali. Confermato il flex di Gwen in giungla per Yeonatis. Arriva un molto più solido Ornn da andare a mettere in una comoda weak side. E quello per 6AX e Akshan. Abbiamo di nuovo una gran draft, secondo me, da parte degli Axolotl. L'abbiamo tutto coperto. Lo scaling è coperto da Gwen, doppio Enchanter. Hai comunque un tiratore da andare a mettere, sì, è vero, alla cieca, ma nella possibilità di essere potenziato poi fuori dalla sua fase di bullo da corsia, arrivando a scalare comunque bene di fianco al doppio Enchanter. E dovrà affrontare un Cork in corsia centrale, quindi wave clear comodo per quanto riguarda Quenchi, ma non da subito. E... oh... è possibile. È molto possibile. È anche possibile farlo. È anche possibile che sia semplicemente 6AX a pilotare Ornn e andare in corsa superiore. C'è ancora questa flessibilità, però... allora, Akshan contro Gangplank, perché no? Quasi quasi ci stava addirittura la flexata di Ornn bot con Seraphine mid. Se proprio dobbiamo considerare tutte le varie possibilità che la draft degli Axolotl andava ad offrire. Però andare a mettere il tiratore top contro Gangplank, voglio dire, Gangplank storicamente il suo peggior matchup di corsia è stato Lucian. Sì. E Akshan non è altro che un Lucian concepito per essere un solo laner, invece che un tiratore che poi abusivamente si sposta dal suo ruolo originale. Quindi non può che funzionare in quel paradigma di arrassa Gangplank, picchia Gangplank, uccidi Gangplank, che non permette a Gangplank di giocare la fase di corsia. Andare a mettere Ornn mid è una cosa che in questo caso Raids va a pescare direttamente dal cappello di Cristo, ovvero questi tank da corsia centrale che fungono da meccanismo anti-snowball. Sì. E sulla corsia inferiore ci siamo già dilungati abbastanza. Tanto arrasto dalla distanza, tanto wave clear, tanto sustain. Ezreal, per quanto affiancato da Nami, dovrà veramente aguzzare la vista e le skill shot se vuole riuscire ad avere ragione di quella duo lane. E tornando a Ornn in corsia centrale, era un pick che adesso molto meno. In passato si è giocato un pochino perché semplicemente il wave clear di Ornn lo conoscete, sapete tutti quanti quello che può fare. Corki, lo dicevamo, sì, contro Akshan può avere un po' di vantaggio del wave clear, ma non da subito, e comunque soffre il trade diretto nei primi livelli. E l'all-in, perché Ornn, comunque... ragazzi, Ornn, letteralmente Ornn. Sì, se devi giocare Ornn contro una corsia che comunque andrà a scalare, la tua risposta è scali, ma scalano anche gli altri, esatto, attorno a te. Ornn lo vai a mettere contro Gangplank, lo vai a mettere contro Corki, il suo ruolo riesce comunque a soddisfarlo. Vediamo la panoramica della landa degli evocatori per l'ultima volta in questa giornata. Salutiamo tutti i vari animaletti che ci faranno compagnia nella giungla di questo ultimo game. Andiamo verso gli stemmi, andiamo verso la partita, andiamo verso Axolotl contro Samsung Morning Stars. Anche questo uno scontro, diciamo, importantissimo per quanto riguarda l'eventuale discorso promotion relegation, perché un team di questi è arrivato ultimo in classifica e sono i Morning Stars in spring, ovviamente, e hanno bisogno, se non sbaglio, di arrivare due posizioni sopra gli Axolotl. Ok, un'impresa che effettivamente da punteggio attuale può riuscire già partendo da questa. Coin G, reddito di cittadinanza per lui. Full completo il giro di rune, mercato del futuro, oltre a scarpe e primo colpo. Decide quindi di premere il più possibile sul fatto che il suo avversario sia Ornn. Non la vedo una cosa in grado di meravigliare molti, non solo reddito di cittadinanza sul setup di build iniziale, ma quello che abbiamo visto già come setup secondario prima, ovvero quello con il cacciatore supremo. Quindi un Corki che non vuole fare altro che scalare, start di lacrima per lui. E quanto di più passivo, lento e metodico possa arrivare da parte di un Corki. Dicevamo, gli SMS non hanno una lane forte su cui giocare. No, non ce l'hanno una lane forte su cui giocare. Beh, vogliono scalare e basta, ma non gli do torto. Comunque, esatto, Noodle può sopravvivere tranquillamente e funzionare comunque nelle fasi finali di partita.
Anche perché, voglio dire, Noodle vuole solo abilitare questo team, sì. Arrivati a un certo punto. Non vuoi di certo giocartela in scaling con Wukong contro Gwen, a prescindere. Poi Gwen è anche un... vorrei definirlo mismatch up per Wukong, perché Wukong ha storicamente sofferto il danno magico, esatto. E quindi andare a combattere direttamente con Gwen, se non vai a giocare attorno alla priorità delle tue corsie, che come stiamo vedendo dal wave clear di Ornn, non è una cosa che neanche Corki contro Ornn riesce a garantirsi. Mia. Topside lo sai già, Scar ha draftato per la priorità, per il counter pick in corsia. Eccolo lì, Lollin. Già lo sai, socio, che Scar si fa sentire prepotentemente. Autoattacco, spada per lui, attacco. Due minion per Conze. Combattimento sporco indeed, questa passiva degli autoattacchi velocizzati da parte di Akshan si fa sentire. Campione contro Gangplank, un campione come Gangplank soffre molto questo tipo di intervento. Anche perché guarda lo Scar, quello è uno stione, quello sì. È uno Scar che vuole puntare alle kill, non gli importa la motilità di mappa, anche perché Akshan è fatto per questo, è fatto per essere un bullo da corsia. Resettare sugli scudi, inoltre sul doppio colpo, rende molto più difficile per Gangplank cercare di trovare Arras efficace con i suoi parlè. Ma ciononostante devi andare per quella presa dell'immortale, perché hai bisogno di lavorare con il ramo della determinazione come principale per sopravvivere ad un ranged top laner come Akshan. Non è una lane facile. E sono contento di vedere, adesso che è un matchup comunque che può essere comodo per lui, mettere qua un po' di scambi di schiaffoni tra 6X e Koenji. Sono contento di vedere in un matchup che può essere tranquillo, come comunque contro un giocatore solido ma non esplosivo come Conze, vedere lo Scar super carry che sì, ho avuto il beneficio sì. Di vedere per un intero split di Proving Grounds in Spring. Anche perché parlando di Scar, le sue avventure sul terreno dei grandi, per così sì. Dire, non si sono mai concluse con dei meriti individuali dovuti a quanto riuscisse a brillare rispetto a quanto invece faceva nei circuiti minori. Scar aveva sofferto sempre questa scalata di gradino. E invece devo ammettere che in questi Axolotl lo stiamo vedendo già dall'inizio del campionato uno Scar di gran lunga migliore di quello che molti si sarebbero aspettati, e sono felice di questo, perché il potenziale di Scar lo conosciamo tutti, volevamo semplicemente vederlo sulla landa e finalmente ve lo stiamo mostrando. E voglio dire, Scar la prima cosa che ha fatto è stato solo killare Sten Boss all'interno del campionato, e considerando l'esperienza di Sten non è una cosa da tutti. No, e... state tranquilli che è comunque un giocatore che da questo punto di vista la Scar è ancora molto umile e consapevole di quanto ci sia ancora da fare. Sa di non essere un giocatore fatto e finito sostanzialmente, però è un giocatore solido, a differenza di quanto possiamo dire rispetto al suo passato. È qualcosa che letteralmente non abbiamo potuto dire molto spesso così in passato. Ha commesso errori in questi game, anche in quelli vinti dagli Axolotl, ma gli errori sono sempre stati superati poi dalle cose positive che ha portato nei fight. Anche perché chi è che non ti ha commesso errori in top lane all'interno di questo campionato mamma finora? Mia. All'interno di questa giornata chi è che non ha commesso errori? Noi, perché siamo perfetti, hai come ragione, sempre. Hai ragione. Assolutamente sì. Oddio. Costretto a resettare Corki, wow. Perché nonostante la lacrima ha dovuto esaurire tutta la barra del mana per cercare di tenere Ornn a bada. Ornn sta comunque andando a pushare oltre la linea di centrocampo. La presenza di 6AX con questo campione è veramente pressante. Ha forzato il teletrasporto per Koenji pur di non perdere esperienza e pressione in corsia. Intanto qua Scar, ondata colossale, che arriverà verso la torre di Conze, verso quel singolo barile che Conze sta semplicemente aspettando di poter utilizzare al meglio. Forse non potrà neanche farlo, visto il posizionamento dei minion. Volevo chiedere alla regia di guardare al volo i gold di Koenji, visto che comunque col primo attacco si immagina avrà accumulato qualcosina rispetto a quell'Ornn. Però è... neanche tanto quei... una pozione sopra, praticamente. Sì, sì. E se consideriamo che comunque passivamente gli Axolotl stiano generando più gold dei Samsung, sì. Certo, a seconda della posizione delle ondate poi questa cosa va ad alterarsi di qualche centinaia di unità, ma gli Axolotl, indipendentemente dal primo attacco, stanno giocando un early game solido. 6AX ovviamente libero di incantesimi, c'è il livello 6 ma non c'è l'ustione, quindi non ci sarà neanche stavolta il tuo preferito no. Ornn assassino. Sulla mid lane è un po' più difficile farlo, è più sì. Corta come corsia e soprattutto per Corki è facile con una Valkyria tornare in zona franca. Unless eccola, la Valkyria. Non ha connesso quella testata? No, se l'ha portato bene in sicurezza Koenji evidentemente. Poi... no, proprio non ha... la testata non ha toccato, ah, non ha toccato il minion, non è vero, effettivamente non ha toccato. Non c'è stato un occhio d'area. Non sono saltati nemmeno i minion qua. Salta Cipsy in avanti per andare ad accogliere gli Aunatis, ma c'è l'immobilizzamento da parte di Fatichan, c'è un Argogranchio che vuole essere conteso, evocazione del Dio della Forgia, Noodle con lo Smite, okay. Riesce a portarsi a casa l'obiettivo, quello è il clone purtroppo per gli Axolotl, quindi perdono l'obiettivo.
perdono una suprema, ma alla fine dovrebbero riuscire a non soffrire più di così. Abbiamo visto oggi baroni meno contestati di questo Argo Granchio. Oddio, abbiamo visto anche i baroni. Beh, ed esattamente come quei baroni, è stato Wukong con uno smite a portarseli a casa, quindi. Mamma mia. Corsia inferiore invece si sta giocando contro Seraphine. Di conseguenza il campione riesce a mantenere un'ottima pressione senza venire arrastato in prima persona, mantenendo un buon farm contro Ezreal, andando anche lei a scalare come Ezreal sulla lacrima. Coingi nel frattempo Valkyria di nuovo difensiva da parte di per forza, non puoi letteralmente fare altro. Adesso c'è anche parità totale in gold per quanto riguarda Scatem in CS. Salute Axcar, veramente salutare quello che può fare salutare quello che può fare letteralmente Conze, ma salutare i minion che arrivano sotto torre. Qua eccola la combo da parte di 6AX, la proc di fragilità. Mamma il mia. Pilastro. E purtroppo per 6AX non c'era l'ustere, ma non c'era neanche la suprema, perché questa era la solo kill. Ed è Ornn a livello 6. Eccola l'ustione. Livello 6 in poi. Eccola l'ustione, l'ha appena messa. Eccola. Purtroppo per lui Coingi è già via. E tra l'altro Coingi è rimasto fuori dalla lingua di visione di Ornn praticamente per un pixel. Fatichan, profondità, va a sfruttare la priorità di Scar per prendere visione. Noodle, tra l'altro, ha sprecato il clone e quindi rischia un pochettino qualora Yaunatis voglia trovare profondità di giungla. Ma Noodle riesce già a chiudere l'obiettivo e allontanarsi. Questo può stare il messaggero. Samsung non solo non hanno modo di contestare questo messaggero, perché Noodle lo sta resettando, ma non hanno neanche un modo rapido di andare a contestare poi il quadrante inferiore di mappa. Guarda quanti danni quello a Xan. C'è un ragazzo che è molto presente in chat su Twitch anche durante le partite, molto spesso è presente durante le partite di GG Sports, visto che è amico stretto di Victor. Ok. Che ha iniziato a ribattezzare alcuni campioni. Ok. Nomi semplicemente, o di persona, o caratteristiche particolari. Non so il motivo di nessuno di questi nomi. Ok. Nessuno so il motivo mentre viene preso il drago degli SMS. Vogliamo una rubrica su Twitter a questo punto, se ci sta ascoltando? No, direttamente in live ne parleremo, perché parleremo di Conze proprio. Perché sta per cadere Conze, ma rischia di portare Conze Scar. Alla fine la kill la trova Fatichan. Il primo sangue va per Senna. E quello che è accaduto è il siciliano. Ok. Non so perché, perché non è che il siciliano. No, non è per quello. Gliel'ho chiesto se era per l'arancia, ma non è per quello. Ma come fa a non essere per non le arance? Lo so. Scusa. Non lo so. Ti giuro, non lo so. Beh, alla fine riescono a portarsi a casa un primo sangue, lo pagano qualche placcatura sulla corsia inferiore, però lo spostamento di Senna lascia Seraphine a se stessa, sono due le placcature che cadono per mano di Ezreal e Nami, placcature condivise, con Ezreal che sta marcando adesso finalmente anche un vantaggio in farm importante su quel lato di mappa, cosa che però nonostante tutto non sta tenendo la mappa dei Samsung in piedi. Perché noi ci andiamo a mettere su quel tabellone il primo sangue, comunque il vantaggio monetario degli Axolotl va oltre i gold del primo sangue, che inoltre è finito su Senna. Mm-hmm. E quindi normalmente dici, oh no, è finito sul supporto. No, se il supporto tra tante virgolette è Senna, è il tuo carry. E per un attimo c'è stato il momento, ti ricordi quando era appena stato reworkato tra virgolette l'annientatore divino, che sì, veniva buildato? C'è stato di nuovo quel momento in cui tutti quanti avevano un martello da guerra di colfield e fulgore nell'inventario. Purtroppo in maniera totalmente accidentale, sì, perché tutti devono farci qualcosa di diverso. Esatto. Con quell'oggetto. Wow. E Counter purtroppo ha rovinato il dress code andando a completare già il soprattutto l'essenza, l'essence river, che inizierà a dare un po' di veramente autonomia a Counter, che comunque sta giocando con chips. Inami non è un campione che vuole lasciare necessariamente da solo Ezreal, però sarà più libera di farlo se dovesse esserci nel bisogno. Ezreal, sono felice di vederlo Mythicless in questa partita, sì, anche perché, voglio dire, guardando la draft avversaria, non è una draft felice di far aggredire spesso e volentieri in early game ad Ezreal alla struttura e campioni avversari. Scar topside, continua ad ammorbidire Conze. Stavolta però Noodle deve creare copertura, perché con la wave che sta staccando con Yaunatis lì in zona si rischiava un altro dive. Yaunatis però viene ingaggiato da Noodle, c'è cioè la nebbia sacra per evitare i barili, ci riesce. Evocazione del dio della forgia che arriva da parte di 6AX. Tutto sul clone, c'è la suprema da parte di Scar.
sempre una delle più anticlimatiche supreme che sono state aggiunte alla League of Legends. Nel frattempo è arrivata anche Koenji, ma non riesce a trovare nulla se non una Valkyria per scappare. Carica da il suo Vector Cannon devastante, gigantesco. Occhio, Counter viene immobilizzato. Attenzione! Il Piss, i danni si potrebbero far sentire. Counter costretto a flashare via. Che occhio danni alla mareggiata! Occhio perché viene rallentato anche Gypsy, che però flasha via dopo aver trovato l'uccisione. Ora Counter si fa in avanti verso Tinelli. Vuole quella Q, non riesce a farla connettere. Il colpo mistico che non va a segno, ma la kill trovata da Gypsy. Grande Gypsy. Intanto per l'acquisto. Sfera dell'oblio, sì, che qui va a rovinare tanto i piani di battaglia. Yanatis, spettralità. Counter è stato colpito, è stato rallentato, c'è lo sfinimento. Ci sono anche i danni, ma Gwen è immune a quella bolla. E Tinelli trova la prima uccisione, ma Yanatis firma la seconda. E ora potrà cercare nudo l'inserimento, ma non ha il flash, non può raggiungere una Gwen con dritto filo. Soprattutto una Gwen che ancora con la spettralità che resettava su quelle uccisioni se la gioca molto bene. Yaunatis condivide con il proprio compagno di corsia. Evocazione del messaggero, andranno a premere sulla corsia inferiore adesso che anche Fatichan si è unito a loro. Mentre in corsia superiore abbiamo Akshan che sta continuando a bullizzare Gangplank. Qui bel concatenamento di controlli e danni. Piccolo problema, la duo lane degli Axolot lo vuole giocare attraverso le loro guarigioni. E il fatto che, anche se ormai al solo 25% quelle guarigioni fossero ridotte, ha offerto delle barre degli HP un po' più modeste, ecco, sì, alla duo degli Axolot. Senza considerare che lo spike del predatore senza è uno spike grosso per essere così poco costoso. E qua rivediamo Yanatis che semplicemente fa opera di pulizia. Soffre anche un pochino perché ovviamente con lo sfinimento corpo a corpo Counter può far male su quella Gwen, ma è comunque una Gwen, è comunque immune per buona parte dei controlli che ci si è provato ad offrire. Sta out farmando corchi. Dio mio. Di un'ondata non significa letteralmente niente a livello monetario, ma è quello che questa informazione ci dà a livello di decorso della lane, a livello di quanto bene Ornn sia riuscito a gestire questo ranged matchup, tra l'altro giustamente giocandosela col libro di incantesimi per via della disparità ingittata. Ornn sta giocando una partita incredibile, 6AX sembra aver testato ben oltre la singola scrim questo campione. Non mi stupirebbe sapere che comunque è ancora in vantaggio monetario Koenji per quanto riguarda il discorso del primo attacco, ovviamente. Assolutamente. Non è da sottovalutare quella runa, quello che può dare, però sì, 8 minion di vantaggio per Ornn. Ok, che deve fare letteralmente solo quello, ovvero wave clear e schiacciare Koenji sotto torre, ma l'ha fatto molto bene. Adesso c'è un drago da andare a prendere, c'è l'evocazione di Ola Forgia, c'è il package da parte di Koenji, ma c'è anche il furto di Yanatis, un miss stupendo di Tinelli. Prova a attaccare il possibile 6AX, ma cade alla fine per mano dello stesso Koenji che va in avanti col bulbo esplosivo all'inseguimento di tutto e tutti. Viene immobilizzato però da Tinelli, viene rallentato prima da Fatichan e non riesce ad andare oltre. Nel frattempo Scar si prende la prima torre della partita, continua a schiacciare Conze sotto adesso la T2 e continuano i giocatori della botlane degli Axolot a cercare il danno su Counter. Non sanno che c'è Yanatis e Gypsy è praticamente già morto. Ottima la bolla però per scappare da parte del supporto degli SMS che viene in corso. C'è il dritto filo da parte di Yanatis che però non può andare in e rischia anche un pochino alla fine. Non pagano tanto, niente di cui doversi preoccupare. Scarry mid lane, scarry mid lane. Occhio a Koenji, il Vendetta Rang non va a segno, ma ci sono gli auto attacchi del combattimento sporco da parte sua. C'è il rampino, c'è la trottola, Koenji con la partita dall'altro lato e stavolta la Suprema sarà ben più efficace. Condanna inesorabile da parte di Scar ai danni di Koenji. Molto ben giocata qui da parte di Scar, specialmente sul rampino. Guarda quell'inventario, quello è un uccisore di Kraken e per quanto Corki non sia un Kraken, la kill è andata a segno e anche molto facilmente. Un Corki sicuro, clueless a farmare lì sulla corsia centrale e non puoi non considerare la presenza in roaming di Akshan adesso che ha liberato la corsia superiore. Non ha più una torre dietro la quale nascondersi Gangplank. Bullizzato in esperienza, bullizzato in farm. Scar sta continuando a guadagnare da questi roaming e quindi renderà la vita di Conze ancora più difficile da gestire. Non di certo un bel quarto d'ora per il Re dei Pirati, perché con cosa vuoi gestire quella Akshan? Hai una virtù della triade, ma è una virtù della triade che difficilmente riuscirai a far valere nello scambio diretto. È una virtù della triade che vorrebbe portarti quindi ad accumulare in fase di side laning, ma vede la mappa sotto pressione costante. Scar di nuovo abilitatore del suo team, ma contemporaneamente anche gran carry. Sì, sta, questa volta davvero sta mettendo quei pantaloni davvero molto bene.
Oscar, visto che abbiamo detto che Gangplank è siciliano, chiedo se i biscotti sono pane e panella, a questo punto per lui. Addirittura. Potrebbero essere questo, non lo sappiamo. Chiederò a chi di dovere. Pane con Satu, un'altra delle mie preferite in assoluto in quei lidi. Evocazione immediata del messaggero appena conquistato dagli Axolotl, che vogliono continuare a premere anche in corsia centrale. Valchiria da parte di Koenji per intanto riposizionarsi, ma anche per impedire agli Axolotl di camminare tranquillamente in quella zona di mappa. Testata che arriva. Evocazione del dio della forgia che va a trovare nuovamente Koenji. Scar va in avanti, troppo in avanti stavolta, ma c'è un ottimo bis da parte di Nelly per coprirlo. Arriva anche la mareggiata. Yanatis è nella nebbia sacra e Gwen è immune. Nudo costretto a flesciare via. Arrivano anche le guarigioni di Fatichan giù la torre. Non c'è un'altra aggressione, Counter riesce a trovare il trade stavolta, ma comunque gli Axolotl continuano a guidare la partita. Che danni che sta facendo Gwen, già adesso. Voglio dire, è un dente di Nashor. Ovviamente dente di Nashor in giungla, obbligatorio, sì, come primo oggetto. Sagoma Landa ti dà poco per la pulizia di giungla e non hai tanti campioni con i quali duellare costantemente per dare valore monetario massimo a quell'oggetto. Dente di Nashor, tanti danni in più, tanta pulizia in più delle tue ondate. E Conze, ti sei divertito per ben 30 secondi senza avere Scar nella lane. Bene, oh, torna, mamma, sotto la torre. E tra l'altro ha anche accumulato abbastanza minion nel frattempo. Comunque ne ha persi un pochino di più Scar adesso, perché comunque. Sì, il roaming sulla corsia centrale ha dato tanto, sì, a Gangplank in fase di pulizia, perché doveva pulire lui con i barili. Il wave clear dipende o da Gangplank o da Corki all'interno di questa composizione. Altra cosa pesante, se i Samsung dovessero perdere mappa, diventa questo. Perché se i Samsung perdono yard sul terreno e allora gli Axolotl vanno a giocare attorno al barone Nashor, guarda quella composizione. C'è una marea di danno percentuale, c'è una marea di danno flat, sì. Il barone lo porti a casa in fletta. Assolutamente sì. Oro totale. Eccolo ora. Abbiamo Koenji che non è più neanche il più ricco del suo team. Curiosamente Scar indiscutibilmente a spasso in questa corsia superiore. Nuovamente raccoglie spasso un'ondata nella sua landa. Sì, letteralmente sua landa. Quel rampino è ovunque. Ed è pericoloso perché non è solo ovunque, ma è anche invisibile quella Chan. E l'abbiamo visto prima in corsia centrale, l'all-in, Koenji non ha potuto fare letteralmente nulla. Non gioco molto a Chan, quindi non so se ha una line, una voice line tipo l'ero nascosto di Twitch. Sì, cose simili. Ci scherza molto su. Ok, molto un character, diciamo. Sì, con quel tipico fare tipo "Hey, sono invisibile!" Ah, giusto, questo la ricordavo. Qua infatti ci entrava un altro ottimo legame da parte sua. Sì, effettivamente questa la conoscevo, adesso non mi è venuta in mente. Ecco, Fatichan, parliamo un attimo anche di lui, sì. Quell'ombra tagliente, quando serve mantenere controllo di mappa, è micidiale. Ombra tagliente significa che i Samsung sono impossibilitati a piazzare visione sulla mappa. E per quanto l'ombra tagliente sia stata nerfata, 10 secondi in più sulla passiva, è un placebo micidiale quel nerf. L'oggetto mantiene il 120% della sua efficienza monetaria, un costo davvero irrisorio per quella statline. Su campioni come Senna arriva a brillare ancora di più. Koenji ha preso il package, ok, che comunque ce l'ha in linea con i timing del drago, però adesso... Buono l'assedio a 5 col package, sì, però. Puoi assediare, puoi cercare di ricacciare gli avversari, Konzi ci riesce anche, Yanatis sta combattendo con Nudo sul flank. C'è il barone da poter andare a conquistare praticamente spawn, sarebbe molto rischioso. Nel frattempo guarda in corsia inferiore quello che sta facendo Scar, ancora in split push, ancora da solo, ecco il package a cercare Fatichan, riescono anche a trovarlo, c'è l'uccisione da parte di Koenji sulla AD carry avversario. Non vogliono il barone, vogliono tirare dritto gli SMS, vogliono cercare di aprire già adesso la base avversaria. C'è il barone, c'è il barile e c'è il baretto in questo caso. È lì che vengono mandati gli Axolotl a furia di arrasso aggressivo dalla distanza. Samsung Morningstars adesso sulla difensiva, obiettivo che non viene ingaggiato istantaneamente. Yaunatis dall'altro lato è ancora in vita e Gwen è una minaccia quando si parla di obiettivi. Ma il loro l'hanno portato a casa. Un assedio a 5 uomini sulla corsia centrale che vale la torre esterna, la torre interna, un'uccisione come ciliegina sulla torta e un reset verso un tabellone che si pareggia sempre di più. Non so se, essendo io in Scar, sarei tornato in base istantaneamente come ha fatto, però decide di non accompagnare fino in fondo sotto la torre avversaria quell'ondata. Durante, al momento della la pressione del grilletto sostanzialmente, sì, degli SMS, sì, ha iniziato a canalizzare il richiamo base. Non poteva arrivare in tempo non avendo il teletrasporto, però insomma
meglio non correre rischi evidentemente da parte sua. C'è stata evidentemente qualche comunicazione a tal riguardo. C'è anche il barone Nashor in piedi, l'abbiamo detto, non è facile per gli SMS arrivarci, però Cork ha 2 oggetti e mezzo e quel mezzo è una Tiamat, quindi i danni sull'obiettivo ci sono in questo momento. Tra l'altro una cosa di cui volevo parlare riguardo questo Akshan, ovvero la build Burst-like per la quale sta optando. Solitamente su Akshan siamo soliti vedere build molto più on-hit, specialmente adesso che la Lama del Re in rovina è stata buffata. Vedere la Lama del Re in rovina, ok che non hai troppe gigantesche barre degli HP sulle quali lavorare, ma ti permette di lavorare benissimo in corsia laterale in uno contro uno. I rallentamenti della Lama del Re in rovina hanno un valore molto simile al rallentamento singolo del Rasoio della Tempesta e anzi sono applicabili anche in maniera più efficace sul lungo andare. Io adesso ne parliamo tra poco perché c'è l'ingaggio. Conze costretto già al flash, non vuole davvero correre il rischio, e quella torre che prima Scar aveva risparmiato adesso verrà presa senza alcun problema dagli Axolotl, mentre Koenji viene ingaggiato da Yaunatis. Demoliti Samsung Morningstar da un lato all'altro della mappa, ci sono solo gli Axolotl sul terreno in questo momento. E questo è pesante. Questo è pesante perché hai appena perso tutto quello che potevi sidelineare. Wow. Da un lato muore Gangplank, dall'altro lato muore Corki. Corki tra l'altro in 1v1 da parte di Yaunatis, che sembra essere allergico a morire ultimamente. Mamma mia che belle azioni da parte degli Axolotl. Un cross map perfetto. Va a restituirgli tutto quello che era di loro proprietà e in pochissimo tempo. Ritrovata la gold leader, ritrovato il vantaggio strutturale, un'altra uccisione da aggiungere sul tabellone per scacciare anche quella ciliegina sulla torta che avevano messo prima i Samsung. E per i Samsung si torna in un baratro che ha una via d'uscita, ma devono costruirsela. Abbiamo visto nel primo game che comunque c'è sempre una via d'uscita, specialmente quando hai Corki alla tua. O quando puoi intarla. Beh, vero. Cioè, League of Legends offre sempre questa piacevole opportunità ai team. Effettivamente è ancora più semplice di quello che pensassi risolvere questa partita. Basta non solo devi che... vincere, basta che i tuoi avversari perdano. Esatto. Scar cammina in una zona dove sono 3 avversari e quindi forse ha sentito la tua guida in questo caso, ma sa benissimo che non hanno informazioni su di lui. Viene immobilizzato counter, eccolo Scar che si fa in avanti, eccolo il danno del Rasoio della Tempesta con anche l'archibugia ripetizione adesso suprema utilizzata da counter che trova danni. Scar, ci sono le cure da parte di Fatician e Tinelli proprio su Scar, ma sembra essere nulla di fatto. E tornando al discorso di prima, perché stavo criticando questa build da critico su Akshan? Perché a differenza della build on hit, la build da critico non offre tanto sustain. Sì. Non hai quel rubavita che è stato buffato proprio quello in questa patch nella Lama del Re in rovina. Gaggia, no? Evocazione della Forgia, su Conze c'è la Suprema, ci sono anche le cannonate, c'è un bis! Magnifico mia! Di Tinelli e Chip si prova a flashare ma cade comunque Scar, va ancora in avanti! Doppia uccisione di Scar, rallentato ora anche Gameplay che Koenji cancellerà quella Xan e non ci sarà nessuno a riportarlo in vita, ma ancora una volta gli Axolotl! Gran bel 1-2 da parte di Yaunatis e 6AX. Questo è stato davvero l'Ornn-Gwen Show. Arriva in avanti, evocazione del dio della forgia per paralizzare il più a lungo possibile il team avversario. La testata che non doveva collidere su un muro. Ornn era l'amplificatore. Arriva il bis e il resto è storia. Guarda qui che bella azione. Perché è un'azione che non sembrava avere gli estremi per l'ingaggio, ma appena abbiamo capito dove volessero parare... Pixel. Sì, il fianco è stato praticamente il mignolo della mano sinistra di Ornn a fare da amplificatore per quella Gwen. Poi avidità per Scar. Cammina un po' oltre, si espone un po' troppo, basso in salute e anche se invisibile. Corki connette col missile. Importante shutdown per Corki. Ha già di nuovo una taglia sulla sua testa, Akshan. Questo ci fa capire in che stato di grazia fosse. Ha ricevuto lo shutdown, ha ancora 150 gold di taglia. Mio Dio. Ed effettivamente ha 240 minion, anche solo quelli sono veramente tantissimi. Ovviamente ha lasciato qualcosa per strada, non è il perfect CSing che ci si può aspettare, ma in generale sta giocando veramente quasi al meglio che gli si può chiedere, Scar, questa partita. Adesso si nutre un po' di Krags all'interno della giungla avversaria, rischia di essere anche chiuso, è invisibile, non sanno dove sono i suoi avversari, non sanno dov'è i suoi avversari in questo momento, passeranno anzi sul lume di controllo e Scar col Vendetrang è già pronto alla pulizia senza alcun problema. È difficile chiudere su questo campione anche si senza gioca sul barone. Sì. E Scar si sta già muovendo verso quella di mappa, vuole unirsi ovviamente a un fight. Gli SMS forse non hanno letto le intenzioni, ci sono Samsung. I ping adesso,
Counter stava prendendo il potenziamento rosso per essere al meglio, viene immobilizzato Chipsy, ora sanno ovviamente che c'è qualcuno dentro, c'è la mareggiata, ma Gwen è immune, no! E il barone cade per mano di Yaunatis e la kill, trova nudo Lumbis, è stupendo, le tenebre dell'alba, il Luca combo perfetta degli Axolot in avanti Scar, mio con padre, l'uccisione mio padre, su Counter, carneficina degli Assolotti. Oh boy, cosa non hanno appena fatto? Devastanti, incredibili, Assolotti verso l'assedio finale. Verso la chiusura di un game, perché sta per spawnare solo Noodle. 8 secondi al ritorno della scimmia, ma non ne vogliono sapere gli Axolot di guardarsi indietro. C'è il barone Nashor, ci sono le guarigioni, ci sono i danni strutturali e c'è poco che possano fare i due membri degli Morningstars tornati in vita. Questo è un 3-3 per gli Axolot. Pazzeschi. Pazzeschi. Wolcat aveva ragione, Deido. Siamo ancora a 3 vittorie per i Morningstars. Mamma mia. Wow. Distrutto il desk nel frattempo. Non controllo la mia forza quando adesso si parla di Scar degli... anche lui da qua. Sì. Dalle finestre arriva Scar con... Probabilmente è invisibile in questa stanza, ma non lo vediamo. Pronto a ucciderci quando meno ce lo aspettiamo. Ma... sai, stamattina ho avuto una discussione, una chiacchierata molto amichevole, sì, non una discussione con lui, riguardo quanto efficaci fossero effettivamente le canzoni della colonna sonora originale di Mulan come musica per il workout. Sì. E I Will Make a Man Out of You è oggettivamente la miglior canzone da workout esistente nella storia dell'umanità, ok? Sì. Deve averla ascoltata prima di questa partita, perché forse anche durante, non so se è legale forse farlo, anche invece, non lo so. Però è stata una partita incredibile da parte sua. Senza ombra di dubbio, uno dei perni, se non la punta di diamante principale, il chiodo che piantava, il martello che piantava chiodi nella bara dei Samsung uno dopo l'altro. Però anche un flex intelligente, quindi bravi tutti e 5, bravi tutti e 6 gli Axolot. Lo voglio estendere anche oggi i miei complimenti a Coach Raids, che come coach sta crescendo tanto. Sì, veramente... ha sempre dimostrato di avere una grossa intelligenza per quanto riguarda League of Legends, di avere una buona conoscenza del gioco, però spesso mancava un po' l'applicazione. Ricordiamo ovviamente il suo primo split head coach con i GG Esports, conclusosi non benissimo per lui, con la sostituzione praticamente a 3-4, anzi forse a 3 settimane dall'inizio, non mi ricordo esattamente quando, ma un ruolo più secondario. Poi adesso stiamo ormai arrivati in pianta stabile nel suo essere head coach degli Axolot, stiamo vedendo davvero i frutti, anche perché, considerando anche le formazioni che ha avuto in passato, questa è forse quella che sta giocando meglio pound for pound, come si dice nella lotta. Cioè sono per il livello dei giocatori, per come stanno performando, è incredibile. Sono i giocatori che a peso d'oro stanno performando meglio. Sono proprio quei giocatori che, te l'ho detto prima, nessuno si aspettava così forti da subito. Sì. E questo vuol dire anche che l'off-season gli deve aver fatto bene la preparazione pregressa, che tra l'altro sappiamo da fonti anche abbastanza vicine non essere stata neanche così tanta a livello proprio di tempistiche. Quindi significa aver fatto tanto lavoro in poco tempo. Doppia lode per gli Axolot. Assolutamente sì. Abbiamo i nomi dei 3 candidati MVP: Scar, Yaunatis e Tinelli. E effettivamente Scar e Yaunatis fenomenali, visti Tinelli. Dobbiamo parlare di Tinelli. Tinelli, cosa ha fatto oggi? Tinelli, allora ti dico la mia. Tinelli, persona molto vicina alla community italiana, sì, quindi una persona con la quale si scherza spesso e anche un po' come con Deidara, no? Sì, ogni, sì, sì, ci sì, si flamma con Deidara perché ci vogliamo bene con Deidara, non perché pensiamo veramente le cose brutte che diciamo. Invece di Tinelli, per quanto si scherzi, le pensiamo veramente le cose belle che diciamo di lui. Ah, nel senso pensavo che non pensiamo le cose belle di Deidara. No, no. Assolutamente, assolutamente. Tinelli, stessa cosa che abbiamo detto prima per Coach Raids, ma è elevata all'ennesima potenza. Sì. Tinelli è una persona che sta crescendo split dopo split e che già qualche tempo fa molti andavano giù come deterrenti nei suoi confronti, cercando appunto, ma sai, è mediocre. Sta migliorando sempre di più. L'alchimia che ha trovato in questi Axolot gli sta facendo benissimo ed è un piacere vederlo giocare così bene. Assolutamente sì. E adesso abbiamo Tinelli che intanto sta continuando a migliorare davvero tanto, come detto, ma poi su Tinelli con gli Enchanter sappiamo esattamente io e te di cosa stiamo parlando. Ma tra poco abbiamo Scar invece in intervista. Sto guardando di là perché sapevo che dobbiamo guardare di là. Eccoli, tra poco avremo Scar in intervista con Juniper. Per adesso noi invece vi salutiamo, perché questa settimana
settimana di PG Nationals, stavo per dire di Proving Grounds, ma no, di PG Nationals. Ho visto Scar carriare un game, quindi ho pensato che potesse essere effettivamente il Proving Grounds, ma no, analogie non è così. Storiche. Sì, sì, è così, però no, PG Nationals conclude qua questa settimana con una classifica tutta da scoprire, ma adesso sentiamo cosa hanno da dire Scar e Juniper. Buona serata. E bentornati in questo ultimo post partita, siamo in compagnia di Scar. Ciao Scar, come stai? Bene, bene, mamma mia, che sudata. Beh sì, però che partita che è stata. Si è conclusa con un Karen che urlava Scar mio padre e penso sia il modo migliore per riassumere questa partita. Ma innanzitutto bentornato al PG Nationals, era da un po' che non ti si vedeva, è un piacere vederti di nuovo, soprattutto con queste performance. Come ti trovi all'interno di questo team? Bene, bene. Forse non il miglior team a livello di skill, o forse anche sì, e soprattutto il team più divertente in cui ho mai giocato. Cioè, sono tutti fuori di testa, mi piace troppo. Sicuramente questo normale. Aiuta. Aiuta tantissimo a sentirsi a proprio agio all'interno del team. Parliamo un po' della draft di oggi, perché più volte il vostro coach Raids, è stato apprezzato per le sue draft, sia da parte del caster desk che dall'analyst desk. Ma dimmi un po' come si è svolta questa draft, che idea avevate in mente? Allora, è stata molta preparazione, abbiamo fatto tipo un paio d'ore di preparazione prima del game. E l'idea era che sappiamo che i Samsung non sanno giocare, o almeno non giocano a quello che sappiamo, Zeri, che è un pick molto forte in questa patch. Quindi abbiamo optato per Senna, perché non sappiamo che loro non possono rispondere con Zeri, quindi secondo noi Senna era il pick più forte a poter fare in B1. E perché se fossimo andati a Zeri noi, sappiamo che, come abbiamo visto ieri contro gli Sport Empire, avrebbero potuto rispondere con Twitch Yumi, che è una lane molto brutta per Zeri. Quindi abbiamo preferito optare per Senna, che abbiamo già provato diverse volte in scrim, ha sempre funzionato, l'abbiamo già giocata anche inizio split. E poi il ban di Lilia e Voli per limitare la champion pool di Noodle e basta. Ok, grazie mille, ma prima di concludere questa intervista, ultima domanda che voglio farti è una domanda più che riguarda il tuo ruolo, perché fin dalle prime settimane di questo PG National ci hai dimostrato una solida top lane, hai solo killato più volte Stem Boss e anche oggi ci hai dimostrato delle performance eccezionali. Com'è dal tuo punto di vista destreggiarsi con i diversi top laner di questo PG Nationals? Come ti senti? È molto più dura rispetto al Proving Ground, però non mi sento inferiore a nessuno, se posso dirlo. Anche se ci sono stati dei scivoloni come incontro i Machko, però devo ancora lavorare tanto, ma penso di non essere inferiore a nessuno. Beh, come dicevo prima, hai tenuto testa a un giocatore come Stem Boss, quindi direi che puoi assolutamente essere fiero delle tue performance al momento all'interno del PG Nationals. Scar, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, ti faccio i miei complimenti per questa partita e in bocca al lupo per la prossima settimana. Grazie. Ciao a tutti. La regia ha deciso di tagliare il saluto di Scar, anche lì dobbiamo poteri forti? Sì, poteri forti all'opera, ma i poteri forti non potranno evitare il fatto che Scar ha ottenuto l'MVP di questa partita. Tra l'altro mi hanno avvisato che per pochissimo l'avrebbe preso anche Tinelli. Uff. Quindi c'è stata una lotta bella, bella intensa. Ci sta. Tinelli, lo dicevamo anche quando facevamo il suo nome nella terna dei papabili, non ha avuto forse modo di fare cash out sul suo grandioso game, perché comunque è arrivato con altissima KP, altissimo farm. Il contributo di quella sera fino era indispensabile perché la comp portasse a casa l'outscale puro e crudo di cui era capace. E ancora una volta, signori, siamo di fronte a un outdraft importante da parte di Raid, secondo me Deido, e ancora una volta questo outdraft arriva senza compromettere il lane state, senza compromettere la fase di corsia.
questa è la grande differenza tra alcuni team che stanno molto forzando la mano sul tema dell'outscalare, dell'essere massicci in late game, ma lo fanno anche a fronte di lane assignment un pochino sus. Invece Raids trova sempre la quadra di vedere lane ben messe. Qui la cosa che più mi è piaciuta in assoluto è il lane assignment di Ornn sulla mid lane, in modo da fare stretta di mano sullo scaling assieme a Corki, ma come ogni buon tancone Ornn non soffre troppo i maghi, finché appunto non sono giganteschi a loro volta, ma spesso arriva a pareggiare con le proprie resistenze il damage output di quei maghi. E in top quell'Akshan, che era l'unico campione un pochettino a data di scadenza della composizione, era comunque perfettamente collocato sulla top in modo da inibire uno degli scaling champ avversari più pericolosi, che era GP. Quindi veramente un'altra comp bellissima. Poi ci sono le sinergie dell'enchanter, del contributo a livello di healing su campioni che vogliono stare a lungo nel fight come Gwen e Ornn. È bellissima questa comp, ancora una volta. Non che mi senta di punire quella di Samsung, assolutamente, però Raids trova sempre quello sgambettino difficile da prevedere, anche poi con i ban e con l'ordine di selezione, che dà un indiscutibile vantaggio ai suoi giocatori. Giocatori che meritano un plauso, e questo poi lo lascerò approfondire al buon Deido, per la flessibilità che dimostrano, perché comunque questi pick li pilotano alla perfezione. Sì. Allora, è vero, stiamo tirando tanta acqua al mulino di Raids, ok? Addirittura Cristo ha fatto un tweet dicendo: se fai i playoffs ti vengo a stringere la mano, quindi sta ottenendo il rispetto che deserva. Però ragazzi, è da considerare che i giocatori erano considerati non il top nei propri ruoli, nei singoli ruoli, ma a livello di performance non stanno deludendo. Devo dire, soprattutto Scar e Jaunatis stanno, per la maggior parte dei games, giocando fuori di testa, stanno giocando davvero bene. E in più, oltre a loro, ovviamente hanno giocato bene tutti, ho nominato loro perché mi sono sembrati un po' più di spicco, ok? Ma se giocano tutti davvero bene, la cosa più importante è che non ci sarebbe un buon coach che fa buone draft senza players che siano versatili, che siano così, ok? Perché abbiamo visto praticamente picks diversi quasi ogni game, draft assurde, picks in posti strani, ok? E i player hanno giocato tutto. I players hanno giocato tutto, perfino quando c'è stato il sub. I players sono riusciti a giocare tutto, a giocarlo bene. Quindi, davvero good, davvero good. Sono fiero di indossare questa maglia. Questa volta tifo per gli Axolotl. Si stanno comportando davvero bene. Sono contento per loro. Spero che continueranno così, perché adesso la vera sfida è rimanere in questa forma, se non migliorarla fino ai playoffs. È da vedere. Devo dire che, tra non votare per gli Sport Empire, tra il mettere la maglietta degli Axolotl, stai veramente emanando tutte le tue positive, no, positive no, perché sono poverini gli atleta. Più o meno. Diciamo le tue energie ottimiste, non so come dire, altro sinonimo di positivo, ma quello, avete capito, stai dando fortuna, ecco, stai dando fortuna ai team, quindi nonostante il claim ogni tanto, nonostante le tue litigate con i team, con gli Sport Empire, ce la stai facendo. Li sto blessando in un modo blessando, esatto. Scherzi a parte, andiamo a fare un recap di quello che abbiamo visto oggi, perché anche oggi è stata una giornatina che non ci aspettavamo, ma che invece ci ha stupito parecchio. Cominciamo con quegli outplayed contro Cyberground Gaming che riescono a strappare la vittoria in maniera anche abbastanza convincente agli outplayed, che purtroppo chiudono la settimana con uno score di 0-2, per poi andare in atleta contro Machko, con The Machko che invece, al contrario, questa settimana hanno dimostrato di aver recuperato la loro forma, per poi passare a Esports Empire contro GG Esports. Anche qui abbiamo visto una rimonta degli Esports Empire, che finalmente si sono mostrati all'altezza delle aspettative che avevamo. E infine Axolotl contro Samsung Morningstar, e anche qui gli Axolotl hanno dimostrato un'ottima partita. E io rimango ancorato a Twitter, sono contento. Nelle prediction chiudo la settimana uno step dietro a Twitter, come tutta la caster crew, però, quindi siamo ancora lì, si sta un po' assottigliando il divario. Sono sicuramente, poi avremo fine settimana l'aggiornamento sui social, no? Però hai detto bene, è una settimana abbastanza difficile da leggere a priori, erano molti matchup serrati, anche quelli
anche solo della giornata di oggi, l'abbiamo detto, erano davvero, davvero, davvero messi lì proprio come squadre vicine il più imprevedibili possibili matchup. O PCGG, le due squadre che l'una sì che indiscutibilmente prima, ma ha un pochino avuto lascia passare su alcune delle sfide più difficili e ha perso quelle ancora più difficili. Avevamo poi Atleta Match, che doveva essere il match of the week, dopo ritrovati Atleta, uscita dalla loro crisi per motivi logistici di salute, e quella dei Machko per motivi di draft, forse un po' spinte, un po' troppo in là per il buon coach Cristo. GGE, ultima spiaggia per gli Sport Empire, che infatti si prendono il punto. Samsung Axolot, che sono le due diciamo principali squadre all'uscio dei playoff, perché stanno un po' bussando a quella posizione numero 4. Una bella giornata, una bella, bella giornata difficile da predire. Settimana prossima che si cambia registro, perché inizio a vedere un pochino di mismatch grossini, almeno per il day one. Sì, sarà interessante. Sì, abbiamo il primo e l'ultimo match che sono quasi one-sided, direi, però ragazzi, le ultime giornate ci hanno sorpreso, ok? Anche oggi è stato unpredictable, ogni cosa che succede te l'aspetti ma non te l'aspetti, tutti i team sorprendono, o in positivo o in negativo, outplayed, però in un modo o nell'altro i team sorprendono, quindi... A proposito, non fare bello, simpatico però sugli outplayed, Edo, perché questo è il terzo dibattito che vinco fattualmente. È vero. Però se non li vinci con io vinco, chat... vinco il pubblico, Wally, io vinco il pubblico. Infatti si sì, ho twittato il famoso memino di Wario, ho vinto ma a quale costo? Ho vinto ma... devi scegliere o avere ragione o avere la fama. Non avere puoi ragione. Avere entrambi. Avere ragione, mi piace. Mi va bene, ma... prendila pure. Abbiamo la ragione, la fama, io vi faccio da bilancia e il pubblico decide. Comunque, basta questi deliri, questa giornata DPG Nationals, DPG Esports è finita. Da parte di DPG Esports e dei nostri main partner, Fonsis, Intel e KitKat, è tutto. Un grande saluto da parte di Juniper, Volcat e di Dara.